Presentata e sottoscritta dall'amministrazione comunale a Palazzo del Carmine, la Carta dei doveri dei genitori nello sport, un'iniziativa a cura dell'associazione Panathlon International. 10 punti individuati che i genitori dovranno impegnarsi a rispettare per una sana crescita sportiva dei loro figli, tra cui l'individuazione della disciplina dei giovani in piena autonomia, verificare che l'attività fisica sia funzionale alla crescita psicofisica e che il tempo dedicato allo sport sia armonizzato con gli impegni scolastici e una serena vita familiare. E inoltre ricordare che nella vita non è necessario essere dei campioni. Questa è un'iniziativa del Panathlon International a livello internazionale che ci vede coinvolti qui a livello territoriale, quindi stiamo cercando di divulgare appunto questi 10 punti fondamentali per la crescita dei ragazzi nello sport in modo tale che possano affrontarlo loro, ma soprattutto i loro genitori, educarli ad affrontarlo in maniera etica e rispettando i valori del fair play. Lo sport è lo strumento principe per trasmettere ai ragazzi alcuni valori, quali la lealtà, la fiducia in se stessi, il rispetto degli altri, la capacità di tirar fuori le migliori risorse di sé. E mettere insieme i genitori dentro questo percorso, condividendo appunto i valori fondamentali, è la logica giusta di fare in modo che i ragazzi possano crescere circondati da un mondo di adulti che condivide i principi essenziali e forti dell'educazione. Quindi io credo che in città stia avvenendo una cosa davvero straordinaria. Un'iniziativa per dire no alla violenza che spesso si verifica negli stadi e trasmettere alcuni valori essenziali. Panathlon è un club a livello internazionale che lavora per lo sport e nello sport formato da tutti i volontari, portasse avanti questa iniziativa perché ahimè ancora negli stadi la violenza impera e quindi bisogna lavorare non tanto con i ragazzi che è importante ma con i genitori perché purtroppo spesso predicano bene e razzolano male, tant'è che vediamo spesso durante le partite di calcio giovanili e mentre i ragazzi giocano i genitori litigano oppure entrare nel rettangolo di gioco un genitore che picchia l'arbitro, questo non è possibile. Questa sarà una carta che noi faremo sottoscrivere a tutti, daremo ai presidenti e sono convinto che con la collaborazione cominceremo a cambiare un po'.